È dal 2010 che sono scadute alcune concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, su cui le società dovrebbero pagare un canone aggiuntivo a Regione Lombardia, che aveva promesso ai territori montani che avrebbe dato quel canone aggiuntivo appunto ai territori per finanziare politiche per la montagna. Nei fatti sono passati 8 anni dalla scadenza di queste concessioni e di ricorso in ricorso quelle società non hanno pagato ancora nulla alla regione e quindi nulla è arrivato ai territori montani. Abbiamo chiesto oggi all'assessore Sertori a che punto siamo, ancora per tutto il 2018 e probabilmente il 2019 non se ne parla, per cui chiediamo che invece di questo canone aggiuntivo i canoni ordinari o almeno una quota di quei canoni ordinari vengono finalmente dati a tutte le province montane per poter fare quelle politiche di cui hanno estremo bisogno.